Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels. Io sono Paolo, lui è Max e questa sera non c'è ospite speciale Sio. No, non c'è. Però giochiamo il suo gioco. Esatto. Là fuori tutti i fans di Sio, siate pronti a vedere Super Cane Magic Zero, la versione in Early Access, perché certo, ne è uscita una versione precedentemente che era girata sotto banco tra gli youtuber, che tutti hanno giocato. Tutti i youtubers hanno giocato Super Mario Magic Zero e dice: ma che bello, è bellissimo! Allora, così. Qua non c'era tipo una meccanica più rara. Ok. Quindi diciamo che Sio ha anche un po' goduto della sua meritata popolarità nel parlare di questo gioco. Esatto. Io prima di iniziare vorrei dire una cosa molto importante. Sì. Pi 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 pi. È la versione growl? No, okay. mi dovrebbe signorina dare un controller, perché noi così facciamo l'arena, quella che hanno provato tutti i youtuber. Proviamo l'arena, perché noi vorremmo provare campagna. Qui una volta era tutta campagna, ma se noi facciamo campagna lui ci dice pumpa, chi dice aspetta che la faremo prima o poi da dar fastidio, così ci dice. Sì, è una cosa molto nervosa, lo sai. Sì? Sì, assolutamente molto nervoso. Ah, sì, io? Ah, sì. Beh, questo si sente, sarà fiero di qualcun altro. Sì, probabilmente sì. Arena, due giocatori. Arena grande vulcano o arena isola? Arena isola, perché siamo in arena due. Arena isola, perché... Piccola isola. Piccola isola. Già, certo. Possiamo essere yogurt, culo cane, coso, cosa. Io sarò yogurt. E io sarò coso. Oh, se ti parli tra zero. Hai selezionato il tuo personaggio? Ho selezionato coso. Poi mi sgrida, cioè, poi dice a me. Va bene, allora io sono quello sulla sinistra che prende un Nokia 3310 e lo scaglia forte. No, non lo scaglia forte dal suo parte. Aia. No! Non mi annegare. Allora, come era descritto nella pupa? No, grazie, non si è ancora descritto. Il salame! Come era descritto nella campagna su Eppela, se non ricordo male. Perché no, la campagna non c'è ancora, la svilupperanno nei prossimi mesi. Ma non scemo, la campagna di crowdfunding. Il gioco consta in tre meccaniche. Sì. Lanciare le cose. Sì. Dire le scemenze. Aspetta, Credere alle cose. E il cane magico. Assolutamente. E non so se spunterà fuori in questo... Chi può dirlo? In questa partita. Barili! Barili! Sai cosa ci vorrebbero? Le noci! Quello di sicuro. E invece c'è un cane che rimbalza. Aia. Mi hai ferito. Mi hai incredibilmente ferito. Vabbè, io mangio questo. Morirebbe. Aha! Guarda lì. Allora, devo dire che la grafica è curata. La grafica è molto molto carina, soprattutto nella parte versus. Ho schiacciato la mia roba professionale. Aha. Aia. No! Basta. Sono ancora vivo. Sei ancora Max. Mi hai ammazzato! Con una palla fatta di cane. 6 secondi. E io la mangio. Pari. Sul filo di lana. Maledetto. Perché non si... Ah, che mangio solo... Ci ho capito adesso. Boom! E coso vince? Grazie. Poi gli fa, diteglielo amici miei. Che cavolo. Vabbè, vediamo l'altra arena. Guardiamo l'altra arena. Poi facciamo vedere le sfide che è una sfida. Io farò la donnina sempre. Allora io faccio coso di nuovo. Allora io faccio coso, così ti confondo. Non posso mimetizzarmi. Dunque, cos'altro possiamo dire che non mi viene in mente assolutamente più nulla? Perché nella modalità sfida è tutto abbastanza finito qua.
Beh, no, ci sono. Possiamo dire che gli oggetti hanno due funzioni: uno è lanciare gli oggetti, l'altro è mangiare. Mangiare gli oggetti. Che a seconda di cosa. Grazie. Cacchiarola. E a seconda di cosa mangi, dimmi cosa mangi e ti dirò Francesco. Certo. Oh, maledetto. Non sei bravissimo col lancio della goccia di veleno? No. Magari me la cavo meglio con la voccia. No. Neanche con la voccia. Aia. E io invece me la cavo meglio con il cactus. Aia. E anche con altre cose, sì. Cacci d'erba. 1 a 0, bravo, quello se lo dicessi tu. Dove vai? Dove corri? Usi l'anime, dove corri? Io mi sveglio sempre perché non si tira con il violino, si tira col... Tuona Torino, casomai non lo sapeste. Ognuno è tornato a prendere la sua roba. Tu hai mangiato un cactus. Sì, e ho guadagnato 3 punti vita. Guarda quanto è grande questa arena. Mamma mia, che grandissima questa arena. Ti ho mancato. Sì. Ti ho mancato. Sono morto nel frattempo. Esatto. Non riuscirai a colpire cosa? Che cosa non riuscirai a colpire? No! Adesso io ti lancio il sasso che ti fa malissimo e poi e invece no! Perché siamo 1-1, mancano 14 secondi! Dove sono le cose di coso e cosa? Dai! Ma io sono armato e tu no! Ho perso un sasso nel caduto lava. Molto bene, io ho vinto un cammello rosso. Per i premi in palio per questa partita un cammello rosso. Oh. Sì, metti i premi per le sfide, ti prego. Quello sì. Ti prego, dici cosa abbiamo vinto dopo una sfida. Sarebbe bellissimo. Perché secondo me sarebbe molto bello. Sì. Tieni, esatto. Fai vedere la modalità sfide. La modalità sulla sfida. Sfidati. Cosa facciamo? Il livello del giorno, così loro possono sapere che giorno abbiamo registrato questo episodio. Va bene. Che è complicato. Non so perché dovrebbero volerlo sapere. Non lo so, magari il giorno è il 4. Oggi è venerdì 4. Ho avuto un attimo di... Non lo dico più venerdì. Oggi è venerdì 4 settembre. E gli abbiamo appena rovinato il gioco di capire dal livello del giorno che... vabbè, che sempre. Che giorno è? Allora, nella modalità sfida... Cosa bisogna fare? Raccogliere salami. Raccogliere salame, fette di salame. Fette di salame. Non gettare la pelle del salame, dicevano cucini tanti anni fa. Raccogliere le ossa, che sono... No, le ossa servono per sbloccare i personaggi opzionali. Per esempio, se noi raccogliamo 1000 ossa, si sblocca Flascio. Ah. Con 2000 ossa si sblocca Marian Giangiangela. Io ho giocato un pochetto, ho raccolto ben 140 ossa. Cacci d'erba! Quindi potrebbe essere più lungo del previsto fare questa cosa. Eh sì. Io ve lo dico. Allora, gli oggetti fanno dei danni. Sì. Partiamo dalla base. Gli oggetti, se tu li tiri, fanno dei danni variabili a seconda dell'oggetto. Per esempio, il limone solo che mi fa 7 danni. Sì. La mela, per esempio il limone. La mela fa 7 danni. Il vulcane budino fa 14 danni, 10 danni a seconda di chi colpisce. Esatto. Lì è un triangolo. Che non c'è, è affogato. Non c'è. Triangolo. È affogato. Il barile fa 17 danni. Si consiglia l'utilizzo del barile pertanto. Esatto. Rispetto alle altre armi. In più mangiare le cose dà degli effetti che possono essere curare la vita, che ha un simbolo simpatico della croce rossa, che quindi è facilmente intellegibile, e un sacco di altri effetti che hanno dei simboli a caso che non si sa cosa fanno. Io devo dire le cose come stanno, anche esatto, se è vero. Amo Sio e i suoi fumetti e i suoi cartoni, però non è che posso inventarlo. Per esempio, se adesso facciamo vedere la scheda del personaggio, grazie, possiamo vedere che la scheda ha delle caratteristiche che sembrerebbero apparentemente molto semplici, per esempio forza, velocità, mutande. No, è la costituzione, l'agilità, no, testa in giù. E l'intelligenza e il culo.
E sotto hai le difese, mi hai spoilerato. Scusa, vai, vai, vai. E sotto hai le difese, quali sono le difese agli arcobaleni, ai sassi, alle fiamme, al veleno e al glitter. Sì, esatto. Io così a naso credo che sia. Però volendo approfondire le statistiche c'è uno schemino più chiaro. Insomma, più o meno. Perché più o meno? Perché non possiamo andarci sopra, non possiamo vedere la descrizione un pochino più precisa di che cavolo sono tutti, no. Di che cosa sono tutti, no. Tutte le caratteristiche di sotto si possono vagamente intuire. Sì, ma col mouse non no. Si possono vagamente intuire, ad esempio, il primo nata a sinistra sotto la forza, secondo me può essere la l'esplosione dei sassi. La forza del lancio, la distanza del lancio e. Boh. La forza di sollevamento. Può essere. 100 braccia. Sì, esatto. A seconda di. Ciò non è chiaro. Quanto puoi sollevare. In più, quando tu mangi le cose, in più, quando tu mangi le cose, cosa succede? Che fanno degli effetti che a volte se li inventa. Secondo me il gioco inventa le cose. Io ve lo dico, secondo me il gioco inventa le cose. La noce contro il sasso. Mangia la noce. Mangia la noce. Niente, questo curava. Mangia quello lì, ecco, quello lì, mangialo. Ecco. L'unicorno, che icona è? Di che diavolo stiamo parlando con l'unicorno? L'unicorno, a parte il fastidio, che icona è l'unicorno? Non lo so, l'icona fastidiosa. Allora, qua bisogna. Devo dire che però sono quelli che ci sono tanti che fanno così. Sì, quello lì sì. Sono, l'ho apprezzato. L'ho apprezzato molto la varietà dei nemici e quelli. Anche se devo dire che per i miei gusti hanno veramente troppi. Ecco, quindi da solo col numero. Anche se devo dire che per il mio 12 unicorni, che bello! Ora lui è stato colpito dalla forza di 12 unicorni. Sì, effettivamente sta facendo delle concine. Icone a caso! È un po' vaga. Cioè, dateci una leggenda. Io clicco, vedo tutte le icone del gioco, anche piccoline, scritte con la descrizione di fianco. Veramente. Perché sennò non ne usciamo più. Sì, sono d'accordo. Poi, come sempre dico in questi giochi, sì. Questo gioco è da accelerare. Quello sì. Questo gioco è da assolutamente da accelerare. Quello qua non nuote, quindi muore. Molto carino. Altra cosa, invece questa è una cosa molto carina. La varietà dei danni. Delle interazioni tra le creature e l'ambiente. Quindi sì. Quelli che non nuotano affogano, quelli che se mangi la pizza ti scotti perché è troppo caldo, quindi prendi danni anziché scurarti. Cioè ci sono un sacco di cose che apprezzo molto. Mangio il Game Boy? Mangia il Game Boy. Ecco. E questo è l'effetto del Game Boy. Pipiri! No, c'era una trappolona! Che mi ha falciato in un niente! Tantissimo! C'è un signore che affoga da 20 minuti! E che non sta affogando! Adesso! Oh, è morto! Oh! Ha tirato per due salame, due fette di salame! Tutta sta fatica per due fette di salame! Anche sta roba delle fette di salame non abbiamo ancora capito a che diavolo servono! Non ne ho idea! Non ne ho proprio idea, porca vacca. Ma qua come posso? Sarà già scattato il trappolo. Il trappolo è già scattato. Ma posso distruggerla? No. No. Questa è una pozione. È una pozione, vediamo cosa fa la pozione. Mi ammazza. No, invece. Ti dà delle cose a caso. Figata. Che non sappiamo cosa sono perché fa parte delle icone non intelligenti. Esatto. E no, poi, se hai queste icone molto carine disegnate da Sio, che noi tanto amiamo e ci vogliamo tanto bene da Sio, e me le fai vedere per un nanosecondo in movimento, giuro che non capisco cosa sono. Cioè, anche le conoscessi bene, per capire cosa sono, guardare che cacchio di icona c'è il click, e mentre mi muove su uno schermo, si muove l'icona, e si muove il nemico con sopra l'icona, è la fine. Capito? Droghiamoci piuttosto. Sì. Sono abbastanza d'accordo sul dormirci. Dicevo, il gioco va accelerato. Di brutto anche. Abbastanza di brutto. Cioè il ritmo, ma non solo il movimento non va accelerato di brutto, il movimento va accelerato un pochetto. No, no, il ritmo. Il ritmo di gioco va accelerato. Perché ad esempio... Meglio 20 nemici con un punto ferita che un nemico con 20.
Sì, sono d'accordo. Meglio una carota che ti rigenera 20 punti vita che 10 carote che ti rigenerano 2 punti vita. Questo brucia perché è caldo. Ah, ok. Questo cosa farà? Non lo so. Lo lancio? Non lo so. Sì? Fa uscire il pappagallo con le ruote. Allora, come avete visto prima dalla schermata del personaggio, si può equipaggiare il proprio omino con armature, con oggetti. Io in questo momento ho in mano una tazzina di caffè e non ho assolutamente idea di che cacchio faccia. Dice del menù. Adesso andiamo a vedere. Tu vai nel menù, vedi più 5 la velocità. Ah, da più. Perché sei nervoso, sei lasciato cadere. Perché io sono abituato a tornare indietro dal menù con B. E B invece puzza con R. Esatto. Sì. Quello avvelena se lo mangi, credo, perché lo buco dall'icone. Capito, mi sono sbagliato. Ma quanta gente. Lo rallenta. C'è una quantità di gente abnorme in questo momento. Assolutamente sì. E in più hai pochissimi oggetti per quali combattere. Sì. Ma non ho più nulla. Hai il bastone che è ancora nell'angolino, dovrebbe essere andato con ciò che interessa. Vedi sotto il budino c'è un bastone. Se non so c'è un faffo. C'è un faffo! Ah. Rotti coglioni. Muori. Ovviamente possiamo anche stordire i nemici e tirarli nella lava. Non se sotto scelpetti sul budino. Sul budino, sì. Hai generato gli sassi che subito sono andato a riprendere e avresti dovuto batterci. Puoi tornare a prendere il boomerang, amico mio. Giusto, dove sta? Dietro, prima della trappola. Porca paletta, ho veramente una fava di punti vita. Puoi mangiare il panino? Questo è un panino. O forse è un sasso radioattivo, non lo so. Ecco, questo è un altro problema, che ci sono un sacco di oggettini carini, belli, divertenti, che non si dice cosa sono. C'è un panino velenoso. Ma anche no. Vediamo cos'è questo? Vediamo cos'è quello. Era un panino. Era un panino normale. O un bagel. Non lo so. Questo devo darti assolutamente ragione, perché veramente non ha troppo senso. Ad esempio, per i signori del fuoco, se tu li tiri nell'acqua si fa il premio dei danni, se tu li tiri nel fuoco invece no. Esatto, invece se tirarlo nell'acqua lo farei vedere. Fallo vedere. Hopla. Hopla. Pim. Pim, vedi che prendi danni. Esatto. Sì, lo lancio. Se lo posi anziché lanciarlo. Sì. Per lanciare le cose si dà la direzione con l'analogico destro e si lancia con il pulsante sopra. Come fai a portarti là il coso se lo molli prima di entrare nell'acqua? Perché lui nuota. Forse lo puoi tirare. Però torna indietro. Sì. È morto il boomerang. È morto il boomerang. Hanno ammazzato il boomerang. Boomerang è vivo. Hai ancora ben un oggetto nell'angolino sopra il bastone da. Però ho notato che non è necessario ammazzare tutti. No. Quindi possiamo anche tranquillamente andare avanti se non mi ammazza prima quel coso. Ma quello spara a croce. Mi ha ammazzato. Sì, passato. E si ricomincia da capo. Cos'è questo oggetto secondo me? Uno zaino. Ah. Questo è uno zaino. Giusto. E a ciò dunque, chissà se ce la facciamo con il cervello, mi sa di no. Non credo, vediamo che prendi il triangolo, bravo, il triangolo è potentissimo. Ma tanto. No, tengo per lanciarlo al di là dell'acqua. Forse. Forse. Dalla diagonale secondo me puoi. Ma hai perso. Vabbè, pazienza. Mamma mia. Sto pezzo è aperto sotto, no? Però no. Bisogna stare qua su un saltone per secoli. Vai. Adesso è aperto. Vai. Via. Andiamo a vedere una nuova area. Una il nuova set. Area. C'è il set del topolo cane. Ma c'era anche tutto il cibo di cui avevi bisogno. Esatto.
Un del 7, fammi vedere il 7 quanto è l'arma più potente del 7. Sì. È molto più grande del 6. Che è un altro buono. Che è fondamentale. E fa 12 unicorni se colpisci, se no. Ma può essere la tipologia del danno a sto punto? Può essere. Questo che sia il danno magico. Ah, anche... Però ciononostante mi servirebbe un glossario con cosa fanno gli oggetti, grazie. Precisamente. Cioè, non mi sembra di chiedere troppo. Una cosa che mi dà incredibilmente fastidio. Ma anche dopo che li uso, cioè mi va bene che la prima volta che li incontro io sperimenti. Va benissimo, ok? Però poi dico. Un'altra cosa che mi dà incredibilmente fastidio è proprio la questione che per ogni colpo che si. Che si prende, si rimane stannati. Stannati. E bisogna schiacciare. Che è giusto nell'arena e meno giusto nel. Sì. Molto meno giusto. Allora io ti invito a fare una cosa, raccogliere il 7 e poi andare nell'inventario. Perché magari qua ve lo dico. Io lo trascorso. No. Di dirmi qua cosa faceva le cose. E invece purtroppo non è così. Di per sé non è un brutto gioco. Ammettiamolo. Brutto è un'altra roba. I brutti giochi sono quelli che sono inutili. Ha il vantaggio che essendo ancora in accesso anticipato possono migliorare ancora tante cose, sono ancora tanti aggiustamenti che possono fare prima della release ufficiale e sicuramente sono abbastanza sicuro che ne faranno. C'è anche da dire che devono farvi parecchio in fretta. Allora, esprimo il mio parere. Sono morto così a caso. Hai bevuto la pozione? Sì. E la pozione ti ha fatto 3 danni. Allora, io faccio il mio commento. Sì. Che è il seguente. Spara. Io sono fan di Sio. Sì. Quelli che giocano, che vengono in live e mi vedono giocare a H1Z1 lo sanno. Ok. Perché ho chiamato così Maria Giangiangela. Giangiangela? Maria Giangiangela. Maria Giangiangela. E... il gioco in sé non è brutto. Mi aspettavo un gioco dove anche nella modalità storia scassarmi. Sì. Il versus è più carino della modalità storia. Ok. La modalità storia è ancora un po'. Non vorrei usare la parola brutta, però la userò. La modalità storia è ancora un po' noiosetta. È un po' noiosa. Si possono fare un sacco di cose per metterla a posto, però secondo me la modalità sfida, la modalità. La campagna, la modalità storia in realtà non c'è ancora, quindi parliamo, sì, della, noi parliamo sfida. Della sfida. È ancora un po' noioso. Ancora un po' noioso, sì. E più, apprezzo di più le modalità sfida, ad esempio, il livello del giorno, prendi il livello del giorno. Preferisco come lo fa anche tipo Neko Dancer. Cioè? Fa un livello del giorno anche loro, lo fanno difficile. Cioè io rischio di giocare 3 minuti a livello del giorno. Ok. Va bene, domani ne vedo un altro. Però è frenetico e è una roba che ti devi impegnare perché questo è un ritmo. Questo è il problema del gioco. Cioè diventa tira un nemico, meno un nemico col barile, tira un altro nemico, meno un nemico col barile. Chi me lo fa fare di menare i nemici nella lava? Sì. Nessuno. Esatto. Chi me lo fa fare di non prendere tutti gli oggetti che posso tirare e tirare di là di quella pozza per avere di là l'arsenale con il quale menare i nemici? Nessuno, se no che spezza il mio ritmo di gioco e fa sì che io mi diverta di meno cercando di sfruttare le cose che mi fa fare il gioco per vincere. Sì. Quindi credo che questo qua sia il più grosso problema in questo momento di Supercar di Magic Zero. Che invece in multiplayer devo dire che è carino. Anche se secondo me potrebbero ancora, rispetto a quello che ho visto io adesso, perché sono fatto 2 partite, quindi potrebbe essere una visione assolutamente parziale, può diventare ancora molto più caotico e molto più divertente. Sì. Cioè io non credo che in un gioco come Super Cane Magic Zero il problema sia il bilanciamento. No, non credo. Ok, cioè dammi degli oggetti che fanno cose, che mi trasforma in un trattore, dammi delle robe che cioè cose più si può fare molto di più con un gioco basato sui personaggi di Sio. Posso dirle una roba? No. In quanto ho fatto prima della registrazione di prova, una mezz'oretta di prova. Sì, anche 40 minuti. E la registrazione che avete visto adesso, non abbiamo incontrato mezza volta il cane magico. Vero?
neanche mezza. Vero. Io non so se tu nella partita di prova che hai fatto, ma proprio zero assoluto. Io ci ho giocato anche Ti calmi. La musica è figa. Sì, anche se io prima l'ho lasciata di sotto perché volevo fare una roba e dopo un po' ve lo tirano a testate contro. Vabbè, chiaro. Non lasciare il titolo di testa di qualunque videogioco. No, le musiche sono molto molto. No, io non l'ho incontrato, perché immagini nelle partite che ho fatto io per provarlo non l'ho incontrato. Non l'hai incontrato neanche tu. Dove sta sto bene magico? Poi magari è stata sfortuna la nostra, che compare dopo un po', compare verso la fine del livello delle sfide, via dicendo. Però mi sarebbe piaciuto un sacco vedere sto cane magico. Va bene, direi che abbiamo detto tutto. Ok. E direi che l'abbiamo detto in due. Sì. Noi vediamo appuntamento al prossimo episodio, che sarà probabilmente domani. Oggi sarà uscito il 24, quindi domani martedì. Domani. Da Paolo e Max è tutto. Ciao! E ciao Sio, ciao! Ciao Sio, vienci a trovare in live, Sio, sei invitato ufficialmente in live a venirci a trovare e a giocare il tuo gioco e altri giochi. Ah sì? Sì. Oh. Noi lo invitiamo a venire qua e facciamo un versus con Sio ai giochi che ci fa fare tutte le arene che tu più compreso su YouTube. Figo, mi piace come idea, bello. Cioè se viene. Se viene, con problemi. No? Ciao!